Sono Giovanni Fabian, JJ. La passione più grande me l'ha trasmessa mio padre e anche lui ha questa forte passione per il calcio e che è stata tramandata anche lui attraverso mio nonno. E all'inizio ho cominciato a giocare a calcio a casa mia e poi, dato che mi piaceva molto, sono andato a giocare nella squadra del paese. Poi all'età di 8 anni sono andato a giocare a Padova, dove ho giocato per altri 7 anni. Non è stato facile perché sì, la strada era abbastanza lunga, doveva conciliare scuola, allenamenti, però ce l'ha sempre fatta bene, è sempre andato molto volentieri e appunto era in un bel gruppo e così per ben 7 anni è rimasto lì e poi l'anno scorso è iniziata l'avventura. Parlando di un ragazzo che è arrivato quest'anno all'Inter, arriva dal Padova ed è un ragazzo che si è subito messo in mostra per le sue doti tecniche e le sue doti dinamiche da centrocampista. È un ragazzo che ha un'ottima struttura e in campo si è fatto subito apprezzare sin dai primi allenamenti quest'anno dai compagni perché ha dimostrato tutto il suo talento e anche la personalità che ci mette nel gioco. Giovanni è il classico esempio di ragazzo pronto a vivere questa esperienza, che è un'esperienza straordinaria, voglio dire, non capita a tutti di far parte di questo percorso di eccellenza. Lui si è dimostrato da subito pronto, nel senso che ha affrontato e sta affrontando questi primi mesi di convitto in modo molto sereno, molto positivo, molto propositivo. All'inizio la vita in convitto non è stata molto facile perché c'è un grande cambiamento rispetto alla vita normale che è quella di casa, però piano piano diciamo le cose sono andate meglio e i tutor ci hanno aiutato a inserirci e ora mi trovo molto bene. I miei genitori vengono a vedermi ogni settimana e quindi ho la possibilità di vederli spesso. E finite le partite ci fermiamo magari in una pizzeria o in un bar a bere qualcosa e così ho la possibilità di stare un po' con loro. Siamo contenti perché lo vediamo che sta bene, si è inserito bene, capiamo che insomma, lui è felice, si sta godendo questa bellissima esperienza e la cosa che io gli raccomando sempre è di divertirsi, di giocare, di avere sempre il sorriso e basta, insomma, è di godersi questa esperienza che è un'esperienza che tantissimi ragazzi vorrebbero avere e fare e che lui ha la fortuna di fare.